In conferenza stampa questa mattina il presidente della Regione Piemonte Sergio Camparino ha tirato le somme del 2018, un bilancio positivo, ma c'è ancora tanto da fare, come affrontare i problemi, soprattutto per quanto concerne le infrastrutture. Lo spenderemo per affrontare i tanti problemi che abbiamo ancora davanti. Uno, a cominciare da quello che Piemonte è strutturalmente una regione che cresce meno delle regioni vicine, la Lombardia, l'Emilia, il Veneto, e quindi crea meno ricchezza e meno lavoro soprattutto, che è la cosa importante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire portarci a temi che conosciamo, le infrastrutture, quindi la realizzazione della TAV tra Torino e Lyon, completare il Terzo Valico, andare avanti sul Terzo Valico, completare l'Asti-Cuneo su cui, come per la TAV, non ci sono più notizie se non dilatorie, fortemente dilatorie. E poi vuol dire continuare sulla strada che abbiamo segnato. Penso ai risultati sul turismo, dove siamo indicati come la prima delle 10 regioni da visitare nel mondo dalla Lonely Planet, che è la più importante rivista, la più importante guida turistica del mondo. Penso ai risultati acquisiti nella sanità, dove siamo passati da una situazione di commissariamento a una situazione ad essere la prima regione per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza forniti e ad aver messo in campo con risorse nostre 1.500 assunzioni tra quest'anno e il prossimo anno e investimenti che sfiorano il miliardo di euro, a cominciare dal Parco della Salute di Torino e di Novara, nell'ospedale, nel VCO e nell'AS Torino 5. Quindi, insomma, continuare su una strada che è quella di investire, migliorare la qualità dei servizi, rendere migliore l'ambiente della nostra regione. Parlando della TAV, Chiamparino ha dichiarato inaccettabile il silenzio del governo sull'osservatorio. Inaccettabile, direi, perché che un governo che sa che scade il commissario di governo, già solo a dirlo mi sembra una contraddizione, e fa finta di niente, che sa che scade una struttura come quella dell'osservatorio, che è stata fondamentale per gestire l'avvio della realizzazione della Torino-Lyon, cambiando il progetto per ben 3 volte rispetto a quello originario prima del 2005. E non dire niente rispetto a questo è semplicemente incomprensibile e inaccettabile. E non vi è dubbio alcuno che se continuerà così, utilizzando la legge 4 della Regione, prenderemo in mano noi l'osservatorio e lo costituiremo in modo tale che la realizzazione di Torino-Lyon possa continuare a essere accompagnata dalla partecipazione dei sindaci e delle associazioni di categoria, di tutti quelli che sono interessati a partecipare alla costruzione di una nuova fondamentale infrastruttura. Il Piemonte non può rassegnarsi a vivere la giornata, è quanto dichiarato circa l'analisi costi-benefici. Guardi, io l'ho detto molto prima che ci fosse questa esternazione del nostro primo ministro, l'analisi costi-benefici e tutto il resto sono modi per allungare il brodo, arrivare a dopo le elezioni europee e poi chi vivrà vedrà. E il Piemonte non può rassegnarsi ed essere condannato al vivere alla giornata sulla base del chi vivrà vedrà. Ripeto, io chiedo al governo che si assuma la responsabilità di decidere, di dire un sì e un no, in modo che tutti possano comportarsi di conseguenza. Non poteva certo mancare un accenno alla sua ricandidatura. Ma la mia ricandidatura è in campo, come ho già detto 1.000 volte. Quando arriverà lo striscione dell'ultimo chilometro, se dietro ci sarà un ciclista o una ciclista più giovane, con più fiato e più gambe, ci metto niente, dopo aver tirato la volata, a spostarmi, e se no mi alzo sui pedali e faccio la volata finale io. Partendo però già da adesso, cercando di costruire una coalizione che abbia al centro un tema molto semplice: sì al Piemonte del sì. Cioè un sì al Piemonte che dice sì alle grandi opere, ma che dice sì ai diritti, un sì al Piemonte che dice sì alla crescita, ma che dice anche sì all'ambiente, e così via.